gratuitamente messo al servizio della nostra città e della Fondazione Guido d'Arezzo le sue rilevanti competenze amministrative, artistiche, storiche e musicologiche, concretizzatesi in importanti studi e pubblicazioni relativi al teatro Petrarca e alla storia del concorso polifonico internazionale. Il premio internazionale Guido Dei ad Alfredo Grandini. Come ogni 21 giugno, nell'ambito della festa Retina della Musica, la Fondazione Guido d'Arezzo ha assegnato il premio intitolato al grande concittadino, un riconoscimento riservato ai musicisti che hanno conseguito particolari meriti nel campo della musica. Vuole in qualche modo premiare un rapporto fra me e il concorso polifonico che dura ormai da oltre un cinquantennio, avendo avuto io i primi rapporti con questo concorso negli anni 60, senza aver mai lasciato poi l'interesse e il lavoro dentro al concorso e dentro la fondazione. Premiata poi anche l'associazione Voce in Canto ed in particolare il coro Mani Bianche. Un premio inaspettato che però mi ha riempito veramente il cuore di gioia, perché io ho già tantissima gratificazione veramente infinita nel momento in cui sono con il coro Mani Bianche, e quindi per me sono già al 100%, però avere un riconoscimento anche dalla fondazione, quindi da un'istituzione così importante, un premio così importante, un riconoscimento così importante, veramente ci riempie il cuore di gioia, non solo a me ma a tutte le persone che hanno reso possibile questo coro. A chiudere la premiazione il concerto per pianoforte che ha avuto come protagonista il maestro Matteo Cabras.